Pedalava veloce, nessuno lo ha visto, nessuno lo ha riconosciuto, neppure la persona che era uscita nel balcone di casa sua a quell'ora per fumare una sigaretta. L'uomo in bicicletta, potenziale testimone oculare, potenziale assassino. I carabinieri del ROS stanno lavorando senza sosta per rendere più nitide possibili le immagini riprese da questa telecamera. Immagini che mostrano una persona che si allontana velocemente dal luogo del delitto, andando in quella direzione. Per gli investigatori è un elemento fondamentale, se ne parla da 10 giorni ma nessuno si è fatto avanti. Se non avesse visto o fatto nulla potrebbe presentarsi spontaneamente in caserma. Sono arrivate delle segnalazioni e c'è anche un profilo più convincente degli altri, un nome e un cognome. I carabinieri lo stanno cercando. Il lavoro non è stato semplice, anche perché oltre al problema della qualità dell'immagine che viene da una telecamera privata e al fatto che l'uomo in bici sia stato ripreso solo di spalle, c'era anche un problema di data. Per ricostruirla è servito l'aiuto di un abitante, la cui porta d'ingresso veniva ripresa insieme all'uomo in bici e a quello affacciato al balcone. Questa telecamera aveva l'orario probabilmente sbagliato. Penso di sì, perché mi è stato chiesto quando ho buttato la spazzatura, perché fuori c'era il cartone, era sballato di qualche giorno, ma appunto stavano controllando per montare le giornate e mettere tutto giusto. Ma che ruolo ha l'uomo in bici? È solo una persona che potrebbe aver visto l'assassino? O è proprio il killer, sfuggito alle altre telecamere, ma sorpreso mentre era in fuga, di spalle, da questa?